Ci siamo occupati prevalentemente di soft skill, quindi abbiamo non solo parlato a priori di cosa sono queste soft skill, in particolare abbiamo approfondito la creatività, il team working, quindi la collaborazione, ma li abbiamo proprio sperimentati con i ragazzi nel breve tempo che abbiamo avuto con loro via WebEx, quindi via a distanza. Le abbiamo creato delle situazioni, dei giochi, abbiamo fatto in modo che i ragazzi sperimentassero queste due soft skill dal nostro punto di vista importanti, ma non solamente per il mondo del lavoro, che mi auguro sia ancora lontano per i ragazzi e che abbiano modo di approfondire anche il loro percorso di studi, ma anche nel mondo studentesco, quindi quando tra di loro lavorano e hanno modo di relazionarsi tra di loro. Con i ragazzi noi già abbiamo una certa esperienza nell'impostare l'analisi di queste soft skill in un modo ludico, giocoso, sperimentale, e quindi il ritorno anche con questa modalità che già conosciamo sia confermato positivo. Quindi noi crediamo che sia la strategia vincente per fare non solo parlare di queste soft skill a priori, ma anche farle provare e sperimentare sul campo.